Buon pomeriggio a tutti dal mio Scappaccio, siamo qui a registrare il decimo episodio della serie Simulata. Quindi, nel vecchio episodio abbiamo visto un rialzamento in classifica da parte del Milan con due vittorie in due giornate. Ora vedremo cosa combinerà il Milan e le altre squadre e se ci saranno sorprese. Vi lascio alle partite del decimo episodio. Qua al decimo episodio della serie simulata, vediamo. Intanto, qua modifichiamo la velocità di gioco, vediamo se va bene. Vediamo la prossima partita: Parma-Sassuolo. Parma-Sassuolo, prossima tanto il Parma. Siamo sul secondo tempo, ancora un tiro per il Parma, però la doppia è il Sassuolo 2-1 e va verso la fine così, 2-1 per il Sassuolo, che si porta a 30 punti là in alto. Vediamo Verona, Bologna, oggi questa è la prima giornata di andata, di ritorno, scusate, Verona-Bologna 1-0. Verona. Va verso la fine, sempre 2-1, finisce sul 2-1 Verona, Cagliari-Lazio. Cagliari-Lazio, la Lazio va sul 3-0, va a 23 punti superando il Milan. 5-0 per il Cagliari, la Lazio. Vediamo Inter-Brescia. Inter-Brescia interessa al Milan questa partita. Va a vincere l'Inter 2-0. Vediamo Napoli-Fiorentina. Interessa pure questa al Milan, Napoli-Fiorentina. Napoli va a perdere contro Fiorentina. Fiorentina che va però la prima momentaneamente dentro dei tre letti contro la Juventus. La Roma intanto passa in vantaggio contro la spalla. La Roma potrebbe arrivare seconda. Però la Roma ha pareggiato la spalla. Juventus Lecce, partita molto fondamentale di lotta al scudetto. Gol della Juventus, la doppia Juventus, la Juventus che ha partita male, ma prima per la prima volta la Juventus. Vediamo il Milan che passa in vantaggio contro l'Udinese, attenzione, attenzione, il Milan la doppia, grande Milan in queste ultime partite. Gol dell'Udinese non serve a niente, ma il Milan va là a 24 punti, meno 10 della Juventus. Potrebbe pure fare il monte di Milan, non lo so, vediamo. Sabato Torino, la Sampdoria perde contro il Torino, non credo. Arriva il Torino pure a 34, vediamo Atalanta e Genoa, Atalanta che potrebbe arrivare prima. Vabbè, sta perdendo l'Atalanta. L'Atalanta perde un'opportunità d'oro per arrivare primo. Vediamo la classifica che dice che il mio serie per ora è a 6, 2, 8 punti dalla gara Champions League. Vediamo come va a finire la seconda giornata di oggi e del ritorno. Parma intanto sta venendo a vincere 2-0 contro il Napoli. Napoli che fa fatica.
Infatti, no, vedo che abbiamo Bologna spalle di Bologna interessa niente la tira. Non abbiamo caduto in Milan. Caduto in Milan, partita importante per il Milan. Dai Milan. Andiamo a vincerla, dai! Go to Milan! Vai Milan! Go per Milan! Scandando alla grande in questi due ultimi due episodi, il nono è questo. L'episodio sta andando alla grande per Milan. Il Milan vince 2-1. Il Genoa sta pareggiando con l'Inter. Vediamo. Il Genoa sta pareggiando con l'Inter. Genoa pareggia il Milan raggiunge l'Inter, pari da punti. Mamma mia, Milan raggiunge l'Inter, pari da punti. No, occhio, c'è solo Lazio. La Lazio rimane là sotto. 2-1 là, per il Sassuolo. 2-1 per il Sassuolo. La Sampdoria è Juventus. Il Milan per ora è a 7 punti dalla Juventus. Però sta andando a vincere la Juventus. Vediamo. Gol della Juventus sul gara. 10 punti dalla prima posta di Milan. Udinese-Atalanta. Mi interessa pure a Milan questa partita. Non gli va bene però la vittoria dell'Udinese. Gli va bene la vittoria dell'Udinese al Milan. Perché il Milan così arriverebbe a 27 punti, a 5 punti dalla zona Europa League, mi sembra, no, quasi, sì, in zona Europa League, mia, andrebbe almeno 5 dall'Europa League. Vediamo Fiorentina-Roma. Grazie ha vinto però è seconda. Fiorentina Roma 2-0, 2-2. Roma ha perso un po' di distanza. La Juventus sta scappando però è il Torino. Il Torino attenzione, il Torino pareggia. Il Verona vediamo. 2-1 Torino e Torino molla la Juve, grandissimo il Torino. La giornata è emozionante, finisce pure qua l'episodio, numero 10. Siamo alla 21esima partita, mancano 17 partite alla fine di questo grandissimo campionato che ci sta dando emozioni. La Juventus ritrova la testa a pari da punti col Torino dopo un inizio bruttissimo. Milan che sta rimontando. Un campionato che sembrava andato mai perso, che lottava per la salvezza, ancora la lotta, però ha riaperto la zona Europa. Il mio, hai aperto il giorno d'Europa e forse pure un piccolo sipario per la Champions League che ci trova a 8 punti di distanza, la Champions League in Milan. Vediamo come finirà il campionato, che tutti ritornano da giocare perché questa è la seconda giornata di ritorno. Vediamo. Ci vediamo alla prossimo episodio. Il video finisce qua, vi invito a lasciare un like, condividete, commentate questo video, iscrivetevi al mio canale YouTube, siamo a 95 iscritti, mancano 5 iscritti per arrivare ai 100, obiettivo mio per fissarlo dall'inizio di quando ho aperto il canale, quindi manca poco, supportatemi in questa fase che si avvicina a me un mio obiettivo. E sarei contento se lo raggiungerei, sì, lo raggiungerei, scusatemi. Iscrivetevi sulla mia pagina Facebook, Instagram, Milanista Park, se volete poi su TikTok, Milanista Park Official, e noi ci vediamo all'undicesimo episodio della serie simulata, che dovrebbe essere giorno 18 aprile, che
ovvero sarebbe sabato. Sabato dovrebbe esserci il nuovo episodio della Sera Simulata. E bella a tutti, qui siamo in Forza Italia, io resto a casa.